Buongiorno a tutti, oggi voglio trattare con voi il noce, la pianta del noce e anche come utilizzare le foglie nel nostro orto, giardino, frutteto. Per questo ringrazio subito Deborah che ci ha dato lo spunto proprio per questo video. E come sempre vi dico, se voi lasciate dei commenti al di sotto del video, questi possono poi aiutarmi anche a creare nuovi video, aprire altre porte, perché il nostro, come dico tutte le volte, deve essere uno scambio di esperienze e di opinioni. Quindi grazie a tutti voi. In rete e nei forum si trova spesso, è stato anche molto discusso, l'argomento della tossicità del noce, ma su questi forum non sempre si trovano delle notizie molto veritiere e molto attendibili. Parlando di tossicità del noce, in questo caso perché trattiamo del noce, ma di tossicità di specie rispetto ad altre specie, parliamo di allelopatia o competizione chimica. Praticamente la pianta produce delle sostanze e rilascia queste sostanze nel terreno e queste sostanze inibiscono la crescita di piante concorrenti, la crescita e lo sviluppo di piante concorrenti. E non solo il noce produce queste sostanze, tante altre specie di piante producono queste sostanze. Adesso noi trattiamo oggi in specifico il noce su richiesta, anche perché il noce effettivamente produce una quantità abbastanza notevole di queste sostanze. Ma ad esempio possiamo dire che anche il pesco produce queste sostanze che si chiamano, sono sostanze diverse, ma hanno la stessa funzione. Anche il melo. Queste sostanze, come ho detto, inibiscono la crescita e lo sviluppo di altre piante concorrenti, quindi vuol dire che non sono assolutamente nocive per noi, per l'uomo. E questo bisogna proprio chiarirlo perché tanti potrebbero anche interpretare male e dire ma può essere nocivo anche per noi. No, assolutamente non è vero. Da lungo tempo è conosciuto, tutti sappiamo e si dice, l'abbiamo sentito dire da tutti, che sotto il noce non cresce volentieri l'erba, le erbacce non crescono volentieri. E questo si può vedere in specifico, parlando di noce, sotto il noce nero. Il noce nero è una varietà di noce americana che non è da confondere col noce europeo, che è la nostra noce. E si riconosce facilmente perché ha la particolarità di avere le noci, i grilli di noce molto duri, che praticamente non si riesce a rompere questa noce. Dall'altra parte le noci sono di altissima qualità, sono molto molto buone, ma proprio per una difficoltà, questa difficoltà che non si riesce a rompere il guscio, se non con particolari macchinari, non sono molto commerciabili. E come ho detto, questa è una specie americana. Viene anche molto usata nei parchi come pianta da giardino perché è anche molto bella. Se voi volete potete fare una ricerca, trovate facilmente su internet le diverse piante, in specifico il noce americano. Trovate la differenza, potete vedere dalle foto, l'Juglans nigra, che è il noce nero, quindi americano, e lo Juglans regia, che è il noce che conosciamo tutti noi, il noce europeo. Nel 1994 è stato da un'università americana, è stato fatto uno studio molto interessante. Sotto il video lascio il link dell'articolo originale e per chi fosse interessato se lo può vedere. Questo studio è stato uno studio che è stato fatto sulla sostanza rilasciata dal noce nero, sulle sostanze rilasciate dal noce nero. Questa sostanza in specifico prodotta dal noce si chiama Juglone, che deriva dal nome botanico, come abbiamo detto, botanicamente il noce si chiama Juglans, quindi questa sostanza fitotossica che è stata studiata, riscontrata e poi successivamente studiata è lo Juglone. Ed è stata notata
che questa sostanza viene prodotta in quantità molto interessanti, no? In grandi quantità dal noce nero, e viene prodotta soprattutto dalle radici, dai fiori e dal mallo della noce. Il mallo è l'involucro che copre il guscio della noce, si presenta quando la noce non è ancora a maturazione verde, e poi quando la noce cade tende a diventare più duro, più scuro, e lì si apre, sotto noi troviamo il guscio con il gheriglio all'interno. È stato subito visto che le noci non, che le foglie non producono una grande quantità di questa sostanza dello euglone, che è questa sostanza allelopatica. Quindi questo aiuta già molto la nostra discussione, perché noi vogliamo utilizzare, mi è stato anche richiesto nel commento, l'utilizzo delle foglie come pacciamatura. Lo studio poi si è esteso anche a altre piante parenti del noce nero per verificare se fosse una situazione che si presentava anche sulle altre specie. E sono stati studiati in specifico anche il noce europeo, quindi lo Euglans regia, il nostro noce, quello che conosciamo noi, diversi altri alberi americani, ad esempio gli hickory, e il pecan, che è anche una noce americana, conoscete quella noce con quella forma un po' banana molto particolare. E si è visto che da questi parenti del noce nero la quantità di euglone che è stato riscontrato è in quantità veramente minore rispetto al noce nero. Quindi in sostanza dobbiamo stare molto attenti, perché questo studio è stato completamente frainteso. Noi abbiamo preso questa nozione e abbiamo portato questa nozione applicata sul noce europeo, ma come ho appena detto non è assolutamente così. Anzi, se noi vediamo che dal noce nero questa sostanza, questo euglone prodotto in maggior parte dalle radici, dal mallo e dai fiori, e in minor quantità dalle foglie, se noi confrontiamo il noce europeo, che già di per sé, quindi già le radici e i fiori e i malli contengono meno euglone, le foglie conterranno ancora meno. Quindi non bisogna proprio assolutamente creare degli allarmismi. È una notizia che è nata vera, diciamo, con studi scientifici, ma che poi passaparola è finita mal interpretata. Molto interessante, questo studio ha rilevato che questa sostanza allelopatica presente nel noce non è solubile, quindi non si sposta. Questo cosa significa? Se noi abbiamo una pianta di noce in un punto del nostro terreno, non vuol dire che poi questa pianta rilascerà questa sostanza fitotossica in tutto il nostro terreno, rimane contenuto al di sotto della pianta. Questo malinteso della tossicità del noce è anche derivato dal fatto che si sa che la noce, le foglie di noce contengono tanto tannino, e questo anche altre specie. Qui vediamo il noce, ma che noi non abbiamo, ma noi abbiamo castagno, anche la foglia di castagno contiene tanto tannino, così come le querce, che anche qua da noi abbondano in grande quantità. In effetti il problema di questi tipi di specie di piante è proprio quello che questo alto contenuto di tannino porta acidità nel terreno. Quindi noi dobbiamo intervenire controllando l'acidità del terreno. Inoltre un problema è anche dato dalla grandezza delle foglie e dallo spessore delle foglie. Si vede dal noce, no? Sono foglie abbastanza grandi, e quindi
anche hanno la tendenza, quando si bagnano, ad appiccicarsi una con l'altra, creando quindi degli strati molto chiusi, molto fitti, dove la luce e l'aria non possono più entrare. Per questo sotto le foglie non cresce più niente. E sono anche molto spesso, un altro problema è proprio anche portato dallo spessore, si vede ad esempio dalla quercia, che è una foglia più piccola rispetto al castagno o alla noce, ma molto molto coriacea, quindi vuol dire si disfano molto lentamente. Noi possiamo utilizzare tutte queste foglie nel nostro orto familiare o nel nostro piccolo giardino. Possiamo utilizzarle sia come pacciamatura autunnale, io la chiamo la pacciamatura autunnale, un termine un po' che ho dato io. Cioè, voglio dire con questo, quando io voglio già preparare una parte, una piccola parcella del mio orto, ad esempio, comincerò oggi a preparare un po' il terreno per poi piantare le cipolle tra un mese e mezzo. Visto che adesso le condizioni sono abbastanza ottimali, poi lascerò vuota perché comunque in un mese pianto le cipolle, quindi non ho tempo di intercalare un'altra coltura, per non che io tra un mese mi ritrovo di nuovo tutto il lavoro da fare perché di nuovo tutto pieno di erbacce, posso coprire questa parcella già lavorata con un bello strato di pacciamatura di foglie e posso tranquillamente usare anche foglie di noce, di castagno o di quercia. Posso inoltre usare queste foglie, come vi ho già fatto vedere nel video precedente che ho pubblicato la settimana scorsa, come conservo le mie patate, proprio come pacciamatura contro il gelo e anche poi per impedire alle erbacce di crescere. Qua vi avevo già fatto vedere, comunque si può di nuovo vedere, che viene proprio utilizzata questa pacciamatura lì sopra delle righe delle patate per proteggere proprio il tubero dal gelo. Molto importante quando toglierò questa pacciamatura o quando toglierò la pacciamatura che ho usato sulla nuova parcella sarà di controllare il pH, perché naturalmente anche quando lasciamo foglie intere, le foglie che rimangono più a contatto con il terreno chiaramente si saranno già un pochino disfatte. Ecco, non bisogna andare adesso con la forchetta e togliere ogni briciola di foglia. Quello sottostante che si è già un po' disfatto si può lasciare dov'è, non bisogna portarlo via. Tutto il resto si può portare tranquillamente sul nostro cumulo, nella nostra compostiera. Però molto importante poi misurare il pH del terreno, perché se il terreno risultasse troppo acido, noi abbiamo tutta la possibilità di fare interventi anche molto semplici e quindi di riportare il pH al suo stato ottimale. Posso aprire una parentesi, posso dire ad esempio però per le patate un terreno leggermente acido non è assolutamente male, anzi la patata gradisce un terreno leggermente acido. Quando noi lasciamo questa sostanza sul terreno e vediamo poi che il terreno si è inacidito, possiamo apportare calce e cornunghia. La calce, vedete qua, si trova sotto forma di farina, si può dire non usate la calce edile, esiste proprio una calce che si chiama proprio calce da giardino specifica perché la calce edile non è assolutamente adatta per l'uso nei nostri giardini. E la calce ha la tendenza a abbassare il pH, quindi va molto bene quando il terreno si è inacidito. Mentre invece la cornunghia aumenta il rapporto carbonio-azoto che è molto importante nel nostro terreno, perché le foglie contengono carbonio, quindi come sostanza vegetale contengono carbonio. La quantità apporta azoto e l'azoto è molto utile per aumentare la velocità di decomposizione di queste sostanze vegetali. E gli acidi umosi vengono metabolizzati dai microrganismi più velocemente. Soprattutto con questo genere di foglie molto ricco di tannino e molto coriacee, è molto importante la sminuzzatura. Vedete? No.
già sminuzzato, perché chiaramente i microrganismi che sono impegnati alla decomposizione avranno molta più superficie e molto più velocemente decomporranno questa sostanza vegetale. Come si misura il pH? Adesso vogliamo farvelo vedere. Noi adesso misureremo il pH con la cartina tornasole, che è un metodo già un po' superato, ma che noi continuiamo ad applicare. Si trovano anche apparecchi elettronici per la misurazione del pH, anche proprio per non solo professionisti, ma anche per hobbisti. E costano all'incirca anche 10 euro, quindi non sono neanche così impegnativi come prezzo. Adesso procediamo insieme a misurare il pH del nostro terreno. Prendo un vasetto, piccolo vasetto in vetro. Qui la settimana scorsa c'erano ancora le patate, quindi possiamo prendere un po' di terreno dove avevamo le patate con questa copertura di foglie di quercia e anche un po' di castagno, perché qua abbiamo anche castagno. Riempio all'incirca una piccola quantità di terra nel nostro vasetto. Aggiungo acqua. L'acqua preferibilmente dovrebbe essere distillata, così non abbiamo problemi. O acqua piovana appena caduta, non acqua piovana poi lasciata ferma. Se non abbiamo la possibilità di avere dell'acqua distillata, possiamo usare anche l'acqua del rubinetto. Prima però è meglio controllare il pH per vedere che già l'acqua non sia troppo acida e potrebbe confondere poi il test finale. Copriamo la nostra terra con l'acqua. Agitiamo un po' e poi lasciamo riposare un attimo, di modo che la parte più pesante, quindi la terra, si depositi e rimanga in superficie questo succo. Qui l'operazione è già stata fatta, vedete, apriamo. Prendiamo la nostra cartina, tornasole, questa. E immergiamo la cartina nel liquido. Dopodiché si può vedere sul rullino plastificato che contiene questa cartina. C'è proprio lo schema che ci fa vedere, a seconda del colore che prenderà questa cartina, corrisponde il pH. Si parte dal pH 1 completamente acido per arrivare al pH 11 completamente basico. E qui vediamo che potremmo quasi dire che siamo qua, tra il 6 e il 7. Più 6, pH 6. Su questa scala dall'1 all'11 si definisce pH neutro quando si è a 7. Quindi cosa vuol dire questo? Che noi abbiamo leggermente acidità nel terreno, e questo per le patate, come ho detto prima, che amano una leggera acidità, è assolutamente ideale. Prima vi ho detto che se non avete acqua distillata potete usare anche l'acqua del rubinetto di casa vostra, e ricordatevi solo, prima di fare questa operazione che abbiamo visto, di misurare il pH anche dell'acqua. Semplicemente un po' di acqua, e non si è usato il coperchio del vasetto, si immerge la cartina nell'acqua e si vede, poi si fa il confronto con... mi è scappata. Più 7 decisamente che 6. Si vede la punta, adesso magari dalla telecamera non si vede bene, ma la punta è proprio
7 puro, così è neutro, ottimo. Quindi non dobbiamo considerare poi una variante nel rosso risultato finale. Quindi niente paura, anche quando vi dicono: ah, ma quelle foglie sono cattive perché fanno male al terreno, troppo acido. Non spaventatevi, anche questo può avere per noi uomini grandi vantaggi, e non solo per noi uomini, anche la natura non è mica stupida, non fa le cose a caso. E il vantaggio è, ad esempio, noi possiamo utilizzare queste foglie di piante molto ricche di tannini, quindi che portano molta acidità, proprio per la coltivazione di piante acidofile o acquatiche, o piante che crescono bene nelle torbiere, nelle vicinanze delle torbiere. Possiamo utilizzare queste foglie intere come pacciamatura, o leggermente sminuzzate, ecco, poiché intere io consiglio sempre leggermente sminuzzate, così si parte da... facilitiamo anche un po' la natura. O si può anche proprio utilizzare un composto fatto con queste foglie. In questo caso il composto si segue la tecnica del normale composto e si alternano a queste piante, a queste foglie sminuzzate già un po', accumulandole con altre sostanze vegetali, ad esempio lo sfalcio dell'erba, e si lasciano compostare e diventano un ottimo terriccio proprio per tutte le nostre piante acidofile: rododendri, azalee, ortensie, daphne, e anche, come abbiamo visto, qualche verdura che ama un pochino il terreno un pochino più acido, quali le patate ad esempio. Quando si utilizzano queste foglie è proprio utile sminuzzarle. Si può fare un sistema abbastanza pratico e veloce. Noi normalmente in autunno, quando cominciano le prime foglie di quercia e le foglie di castagno sono già cadute, per raccogliere queste foglie cosa facciamo? Passiamo con il tosaerba, quando l'erba non è molto alta e anche la copertura di foglie non è particolarmente spessa, con il sistema mulching, che è quel sistema che trincia direttamente sul posto, ma con il cestino, oppure semplice tosa erba col cestino, di modo che noi passando trinciamo già, sminuzziamo già queste foglie insieme all'erba che viene tagliata, viene raccolta nel cestino, e questa poi può essere portata sia come pacciamatura sia poi per preparare il cumulo del composto. Adesso vi faccio vedere come si presenta, ve l'ho già fatto vedere prima, vedete che questo materiale si presenta già proprio sminuzzato rispetto, ad esempio qua dove abbiamo buttato foglie più intere, no? Vedete bene la differenza. Come detto prima, questo aiuta molto i nostri microrganismi che nel terreno si occupano della decomposizione del materiale, perché ingrandiamo di molto la superficie su cui loro possono lavorare. Questo materiale si può anche trinciare con un biotrituratore, soprattutto quando magari abbiamo anche parti un pochino più grandi, parti più legnose come parti di rami e rametti eccetera. Oppure, adesso venite con me, vi faccio vedere, si possono fare dei cumuli. Io in autunno, soprattutto nelle rive molto ripide dove non si arriva con il tosa erba, raccolgo queste foglie, comincio dall'autunno, le raccolgo e le accumulo proprio al bordo del mio bosco, in un posto dove non mi diano fastidio. Aggiungo un pochino di calce proprio per aiutare già un po' a togliere un po' questa acidità, e le lascio lì. Poi quando in tarda primavera, in estate, ne avrò bisogno per metterlo in orto, dove le mie colture cominceranno a crescere, le mie verdure cominceranno a crescere, e vorrò riparare il terreno circostante dalle erbacce, me li porto su e li utilizzo. Adesso vi faccio vedere come i miei piccoli cumuli di, nel nostro caso, di foglie di quercia. Eccoci qua nella zona dove abbiamo ancora lasciato tante piante alto fusto, giovani e meno giovani, un po' di tutto. E qua si vede, io ho accumulato
nelle ultime settimane, partendo da dicembre, ho cominciato a rastrellare tutte le foglie dalle rive, portandole in un punto dove non mi danno fastidio e facendo questi cumuli di foglie, intervallando sempre nei vari strati un pochino di calce da giardino, di modo che, come abbiamo già spiegato prima, abbassi un po' l'acidità e alla fine anche poi comunque un pochino di cornunghia per attivare proprio la decomposizione già un po' del materiale. Questo rimane qua per qualche mese, quando mi servirà poi verrò giù con le ceste e me lo porterò su in orto o nelle aiuole dei fiori o delle aromatiche dove mi servirà proprio per utilizzarlo come faccia matura. Qui invece, visto che tutti gli anni procediamo a una leggera pulizia delle nostre rive un pochino più boschive, leggera perché qui abbiamo terreni poco fissi, diciamo, che tendono a franare, quindi dobbiamo andare con cautela, non si può passare un anno, togliere tutto e boom, si fa piano piano. E qui si vede tutta questa ramaglia, noi in prevalenza di quercia, noi abbiamo anche un po' di pioppi, ma la prevalenza è quercia, verrà poi trinciata, portiamo qua il piccolo biotrituratore che vi abbiamo già fatto vedere anche in altri video proprio come si fa, e trinciamo tutto questo materiale. Tutto questo materiale poi verrà lasciato qua, quando mi servirà lo porterò e lo utilizzerò sia come faccia matura o quando, tipo adesso che con la pioggia gelata si è rotta proprio in malo modo una quercia molto grande, quindi avremo molto materiale. Il rimanente che non userò nelle mie aiuole, nel mio giardino, potrò portarlo sul mio composto, sul mio cumulo di composto. Ora, tornando a quanto abbiamo imparato sulla sostanza Juglone, possiamo dire perché. Per chi deve fare un orto, perché non ha tante altre possibilità, sotto una pianta di noce o piante, tipo la quercia, è opportuno per sicurezza in primavera togliere i fiori caduti e le noci quando cadono ancora col mallo, proprio per evitare poi questo rilascio ulteriore di questa sostanza che abbiamo visto può essere fitotossica. Diversamente, come ho detto, si può passare con il tosaerba, trinciare le foglie per evitare soffocamento, quello è anche molto importante, ma se sono disfatte non si ha nessun problema, si possono avere dei buoni risultati. Noi abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo constatato che è possibile proprio fare anche l'orto sotto la nostra pianta di noce. Termino col dirvi che tante volte si sente: ma quelle sostanze o quelle foglie del noce sono pericolose, sono dannose, buttiamole, buttatele nella spazzatura, nell'indifferenziata. Io voglio dirvi solo questo: la natura non produce rifiuti. Nella natura tutto viene trasformato e ha anche i suoi vantaggi. L'importante è capire e seguire le pratiche che la natura ci insegna. È chiaro che dopo noi vedremo che tutto ritorna nel ciclo della vita e solo noi uomini produciamo rifiuti. Con questo vi saluto e ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!